Benvenuti a tutti nel canale YouTube di Meteo Italia. Oggi siamo qui per andare a vedere quello che succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ma prima di iniziare vi consiglio di iscrivervi al canale. Ricordo che abbiamo obiettivo 10.000 entro 6 mesi, dopodiché attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti meteo, lasciate un like e se volete commentate, vi risponderò entro pochi minuti. Iniziamo pure con il video. Quindi ricapitolando quello che abbiamo già detto nello scorso video, dopo un lungo periodo di alta pressione che ci accompagnerà fra Natale e Capodanno, sembra che qualcosa si stia iniziando a smuovere. Infatti già dal 3 gennaio una discesa più fredda potrebbe normalizzare un inverno che attualmente normale non è. Colpite saranno principalmente le zone del centro-sud e attenzione alla neve che potrebbe tornare dapprima sull'Appennino centrale e su molte altre zone pianeggianti. Ma il vero colpo di scena potrebbe accadere dopo l'Epifania, quando una gigantesca massa gelida conosciuta anche come Burian, in arrivo dalla Siberia, potrebbe scendere fino a medie latitudini, portando conseguenze gelide e nevose sull'Europa dell'Est. Ma quindi l'Italia sarà colpita? Beh, probabilmente sì, ma solamente in piccola parte, e quindi ci potranno comunque essere delle conseguenze fredde, che anche in questo caso colpirebbero con maggiore intensità il sud, portando nuove nevicate anche a quote basse. Quindi per ora gli assetti barici confermano una debolezza del vortice polare proprio a cavallo dell'Epifania, con discese fredde a medie latitudini. Avremo ovviamente modo e tempo di tornare su questa tendenza. Vi consiglio di rimanere aggiornati iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina delle notifiche. Se il video vi è piaciuto, inoltre vi consiglio di lasciare un like e un commento, vi risponderò in poco tempo. Da Meteo Italia è tutto, ci vediamo ad un prossimo aggiornamento meteo.